Ascoltatori, come ogni sabato siamo qui su Radio Smeraldo ed ogni volta la nostra puntata di Gossip Star ci dà la possibilità di confrontarci meglio con i nostri ospiti. Oggi con noi c'è un web influencer d'eccellenza. A proposito, com'è diventare un influencer? Perché non lo chiediamo a lui? Al nostro Cristian Musella. Ciao Cristian! Come Ciao Rosita, ciao a tutti, ciao. Sì, va? Tutto bene? tutto a posto, tutto a posto. Tu? Allora, tutto bene, grazie. Vuoi rispondere alla nostra domanda? Vuoi darci una spiegazione? Ah sì, come diventare un web influencer? Io comincio personalmente, ti parlo personalmente di me. Cominciai più o meno un anno e mezzo fa. Ok, creai il mio account su Instagram, dove inizialmente mettevo foto mie di outfit, robe del genere, tipo fotografie che mi piacevano, eccetera, va bene? Sì, quindi sei anche un appassionato di moda. Sì, molto. Ma a proposito di Instagram, io proprio pensavo che Instagram, almeno io questa è un'impressione, sembra una piattaforma di lancio perfetta. Sei d'accordo con questa mia interpretazione? Instagram inizialmente nacque come un social network molto sottovalutato dagli utenti. Col passare del tempo, però, molti brand, tra cui ora hanno anche il verificato, hanno milioni di followers, tipo la Daniel Wellington, hanno cominciato a usare questa piattaforma, questo social, e grazie a questo social, appunto, sono diventate ciò che oggi stanno spopolando il web. Questo. Ecco, quindi non mi sbagliavo. No, 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 assolutamente. Ma visto che tu ormai hai fatto molto successo, si può dire, vuoi dare dei consigli o se ci sono delle regole, delle dritte a chi vorrebbe avvicinarsi a questo mondo? Allora, io consiglio sempre a tutti di creare un canale unico, devi avere dei contenuti unici. Poi postare foto che rispecchiano stesso la persona, ecco ciò che gli piace davvero. Per esempio a me, in base agli outfit, la moda, ciò che mi piace davvero, altrimenti non saprei cosa postare. Poi molto importante sui social, come tutti sappiamo, è l'interazione, cioè bisogna commentare, mettere mi piace, ai contatti, ai profili più o meno simili ai nostri, per avere maggiore visibilità, no? E nulla, poi l'orario della pubblicazione dei post è molto importante. Per esempio, io ce l'ho dalle 14 alle 16, altrimenti se la metto tipo la sera, nessuno se la vede, nessuno. Ho capito. Poi molto importanti su questi social sono anche gli hashtag, Sì. tipo il massimo è 30 e vanno usati tutti e 30 in base alla foto, inerenti alla foto. E niente, ma la più importante delle cose è l'interazione con gli altri, Beh, commentare, mettere mi immagino. piace. Guarda, io immaginavo che c'erano comunque qualche trucchetto, ecco, però non sapevo che c'erano tutte queste regole, tra virgolette, No, aspetta, i perché, trucchetti ci sono ecco, molti trucchetti. se ci pensiamo bene è vero che l'orario conta molto perché quando la gente non ha niente da fare si mette, commenta e passa molto più tempo sui social, è vero. Sì, ma tipo l'uscita di scuola alle 2, 2 e mezza, uno non sa Sì. cosa fare. Nel primo pomeriggio, esatto. Allora, dici perché ti piace il lavoro che fai e cosa invece trovi meno entusiasmante? Cosa trovo meno entusiasmante? Sì. Ah, ok, a me piace il mio lavoro, giustamente, perché rispecchia ciò che sono, a me piace molto la moda, lavorare in ambito dello stile, della moda, mi piace vestire e quindi voglio far vedere agli altri ciò che mi piace. E poi ci sono anche le collaborazioni che, cioè, mi piace davvero farle, mi piace mostrare il meglio di me in foto, capito? Sì, vabbè, credo sia normale, anche se molti si mostrano nel lato meno accettabile, ecco, Ah, succede, sì. succede. Allora, se potessi tornare indietro, cambieresti qualcosa nel tuo percorso? Ah, ok, sì, cambierei qualcosa. Tipo un anno e mezzo fa, prima non ti ho detto che ero arrivato sui 150.000 followers, ok? Arrivato a questi 150.000 con 400 e sparafoto più o meno, un turco, un hacker turco mi rubò l'account. E non ci fu modo di recuperarlo, purtroppo.
Questo è un peccato, dopo che magari tu cioè, hai fatto molto per Molto avere. lavoro buttato, sì, Ecco, molto. sì, è un dispiacere, ma vabbè, io vedo che ti sei ripreso alla grande. Sì, grazie a tanti amici che ho conosciuto nel percorso del tempo, tantissimi amici mi hanno aiutato, hanno detto è stato rubato l'account di Christian, aiutatelo a risalire, cose tipo così, no? E Sì. grazie a loro sono salito anche velocemente, capì? Questa è una cosa bella perché i social, ecco, passando la voce, comunque interagendo ancora di più, si possono anche a fin di bene, visto che sono sempre sottovalutati. Sì, molto, Invece, molto. sì, parlaci del tuo tempo libero, cosa fai? Cosa ti piace fare? Ah, ok. Io ho 19 anni e siccome fui bocciato in prima, frequento ancora il quinto superiore in ragioneria e quindi Anch'io, vado a scuola. Ah, ok. ragioneria. Quindi vado ancora a scuola, poi vengo a casa, come sempre. Passo quell'oretta massimo due su Instagram per vedere un po' qualche notizia per postare, perché venendo da scuola sì, sempre. Alle Poi fino alle 4:30-5 vado a scuola guida, poi dopo scuola guida vado in palestra e torno a casa verso le 8:30-9. Alle 9 tipo sì, e poi di nuovo Instagram finché non mi culla, non mi la culla. tua giornata tipo quindi è molto molto Sì, è questa. attiva, ecco, è molto attiva e hai tempo per dedicarti a tutti i tuoi hobby, dai. Sì, per ora, poi chissà in futuro. Ho anche molti progetti futuri che spero si avverino e lo spero davvero tanto. Sì, hai un progetto futuro molto importante, comunque in vista, non so. Sì, il mio progetto futuro è proprio quello di entrare nel mondo dello spettacolo, anche perché la televisione è un media molto importante per fare ciò che davvero voglio, capito? Per farmi un nome. E poi fatto il mio nome, tipo, non so, io sto pensando a tante cose, sono, diciamo, investimenti futuri, diciamo, dei progetti futuri, tipo aprirmi un marchio con il mio nome, un brand con il mio Quindi nome, tu capito? per ora hai tante idee in mente, vero? Sì, tante, davvero tante che spero una di queste sia vera. Ma sicuramente. Invece volevo chiederti una domanda inerente al Grande Fratello. Lo segui? Ok, sì, certamente, certamente. Vuoi dirci chi è il tuo preferito e magari chi ti sta antipatico, dai? Allora, inizialmente mi stava antipatica Giulia De Lellis. Ok, però il mio preferito di sempre è Cristiano Malgioglio, sempre lui, sempre. Vabbè, arrivato a questo punto io lancio l'hashtag come Alfonso Signorini perché siamo, non so, in tutte le puntate. Allora, la meno preferita è Giulia De Lellis, mentre Malgioglio è sempre di mano nella punta in alto, quindi lanciamo l'hashtag Sì, ma Malgioglio non so se vincitore. siano coincidenze oppure scusa, No, no, comunque siamo noi che da quel che vediamo lo preferiamo, ma anche io, ma anche io personalmente, insieme a Tonon è il migliore, secondo me. sì, ma anche per me, moltissimi di loro, come appena detto, sì, vero. Allora, sei un sognatore? Molto, molto. E qual è il tuo sogno più grande che vorresti si realizzasse al più presto? Diventare un noto personaggio pubblico in ambito televisivo, giustamente. Lo spero davvero tanto. Sto lavorando sodo affinché venga conosciuto il mio nome. Ciò che faccio voglio che venga ricompensato in qualunque modo, capito? Guarda, io ti Capito? dico che sei sulla strada giusta perché quando si lavora sodo si è sempre sulla strada giusta. E ti Grazie. auguro che il tuo sogno si possa realizzare al più presto. E tutti noi di Radio Smeraldo ti facciamo un grosso in bocca al lupo. Grazie mille, crepi il lupo. Grazie Un Rosita. bacione, ciao. Ciao Rosita, ciao, buona serata, ciao. Ciao. Ciao ciao. Allora ragazzi, abbiamo scoperto che il nostro Christian è veramente un ragazzo pieno di sogni, che non solo ha dei sogni e li lascia là, ma si impegna molto affinché questi sogni si possano realizzare. Noi glieli auguriamo.
nuovamente con tutto il cuore perché si merita. Allora, questa puntata è finita qua e come sempre vi ricordo di rimanere sempre aggiornati. Potete iscrivervi al nostro canale YouTube Radio Smeraldo. Un bacione e a presto!